Buongiorno a tutti amici e amiche, ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Francesca, oggi voglio preparare insieme a voi dei biscottini di pasta frolla farciti con confettura all'albicocca e Nutella. Sono letteralmente spaziali, ma prima di cominciare, se vi va, iscrivetevi al mio canale e lasciate un like a questo video, grazie! Possiamo impastare i nostri biscotti usando le mani oppure una bella planetaria. Inseriamo nella ciotola 400 g di zucchero, un pizzico di sale, 160 g di tuorli, vaniglia oppure vanillina e iniziamo ad incorporare tutti gli ingredienti. A questo punto aggiungo il burro. 600 g che ho lasciato mezz'oretta fuori dal frigo così non è troppo duro. Lo lavoriamo per qualche minutino con la foglia e alla fine l'ultimo ingrediente che andiamo ad incorporare è la farina. Una farina 00 povera di glutine, velocità bassa mi raccomando. Stendiamo in un panetto piatto e lasciamo riposare un'ora in frigorifero. A questo punto non ci resta altro che andare ad appiattirlo con un matterello e a fare le formine che più vi piacciono. Io utilizzo questi tagliabiscotti che sono davvero molto comodi, come vedete uno è completamente tondo, l'altro invece ha già il cerchietto incorporato. Così verranno dei biscotti perfetti. Posizioniamo in teglia e mettiamo in forno a 180 gradi per 10, massimo 12 minuti. Forno statico. Una volta che i biscotti sono pronti, li lasciamo raffreddare. E non ci resta altro che andarli a farcire. Potete scegliere una confettura di albicocca, ai frutti rossi, ciliegia, fragola, arancia e poi naturalmente una bella Nutella oppure una crema al pistacchio. In realtà questi biscotti sono buonissimi anche con la crema pasticcera. Se vi va, provate questa ricetta e poi fatemi sapere se vi sono piaciuti. Per farcirli vi consiglio di utilizzare una sac à poche come faccio io. In questo modo il lavoro sarà molto più veloce rispetto ad utilizzare un semplice cucchiaino. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un like e commentate. Fatemi sapere quali sono i vostri biscotti preferiti, così li preparerò molto presto per voi. Una volta che abbiamo finito di accoppiare tutti i biscottini, possiamo spolverizzare con lo zucchero a velo. Dopo possiamo conservarli in una campana, quindi un contenitore di vetro, oppure una scatola di latta e naturalmente possiamo anche regalarli alle persone che amiamo. È un bellissimo regalo questo da fare. Un piccolo consiglio che mi sento di darvi è quello di utilizzare un burro di buona qualità, perché ne va davvero il sapore della pasta frolla, è molto importante. Stessa cosa vale per la vaniglia, oppure se vogliamo dargli un tocco agrumato possiamo utilizzare anche della scorzetta di limone e di arancia. Bene, io vi mando un bacione, grazie per aver guardato questo video, alla prossima, ciao!